Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, era un po' di tempo, qualche anno, che questo libro qua mi osservava dalla libreria e mi diceva, sembrava mi dicesse: ma come, hai riletto tutti i libri di Hermann Hesse o quasi tutti i libri di Hermann Hesse della tua gioventù? E questo che è più importante, beh, si dà un po' di aria. E non mi hai ancora riletto. In effetti, è vero. Io credo che al suo tempo forse non l'ho apprezzato abbastanza, forse quando ho cominciato a leggerlo, che ne so, avevo già altre idee rispetto a Hermann Hesse. Comunque questo libro qua l'ho comprato nel dicembre del 1979, quindi stiamo parlando di 44 circa, 43-44 anni fa. Bene, Il gioco delle pelle di vetro. È un gran libro. Proprio contento di averlo di averlo riletto. Ed è un libro che mi è piaciuto molto per una serie di motivi che adesso vi dirò. Allora, primo suggerimento che do a tutti quanti: non leggete la prefazione prima di aver letto il libro e nemmeno quello che c'è alla fine, alcune pagine di spiegazione. Perché non leggetelo? Perché, vabbè, vi stravia dal romanzo. Questo è il primo suggerimento. Il secondo suggerimento, ma è un'opinione, secondo me questo non è un libro che uno legge per iniziare a conoscere Hermann Hesse. Chi non ha mai letto libri di Hermann Hesse, io direi non cominci con questo libro, ma cominci con altri libri della sua vita. In queste mie riletture di tutti i libri di Hermann Hesse ho seguito un criterio rigorosamente cronologico, non ricordo il suo tempo se l'ho seguito, ma non credo. E seguendo questo criterio rigorosamente cronologico, devo dire che sono stato contentissimo perché sono entrato dentro la poetica di un importantissimo scrittore e anche nell'evoluzione della sua poetica, la poetica stessa, no? E questo mi ha fatto molto, molto molto piacere. E quindi Hermann Hesse, Il gioco delle pelle di vetro, che è stato l'ultimo libro romanzo che ha scritto, capita giusto come chiusura. Allora, quando l'ha scritto questo libro? Questo libro l'ha scritto dal 1930 fino al 1942. In questi anni è stato pubblicato nel 1943 in Svizzera, in Germania era non pubblicabile, diciamo così. E però l'ha scritto in parti. Questo capiremo anche perché. È diviso in tre parti e parla di un personaggio che fa parte di un ordine laico. E il titolo, giustamente vi devo leggere tutto. A proposito, ma è una stupidaggine. Nella mia copia hanno messo al contrario la prima pagina, vabbè, non ha importanza. Il libro si intitola Il gioco delle pelle di vetro, saggio biografico sul Magister Ludi Joseph Kneck, pubblicato insieme con i suoi scritti postumi. Magister Ludi, cioè maestro dei giochi, di cosa? Di Castalia. Castalia è una ipotetica regione, luogo. È un ordine laico, assomiglia molto però agli ordini religiosi. È un ordine laico che viene pagato, mantenuto, sostenuto dalla società civile, dal mondo, in un periodo non ben definito, non ben delineato. L'ultimo, diciamo, aggiornamento storico che dà il nostro autore è da dopo la prima guerra mondiale, 70 viene dopo la prima guerra mondiale, poi parla di tutta una serie di generazioni, quindi è ipotizzabile che questo libro sia ambientato in un mondo di 150-200 anni dopo la prima guerra mondiale. Però non è un'ambientazione di tipo fantascientifico, no? Sembra quasi un mondo medievale, però è moderno nel senso che ci sono le automobili, ma continuano ad andare a piedi, c'è la radio, nessun cenno, ma d'altronde non c'era, ovviamente a televisioni o cose fantascientifiche, assolutamente no. Allora, è la vita di questo Magister Ludi. Allora, cosa c'è in Castalia? Cos'è Castalia? Castalia è appunto questo ordine,
all'interno dei quali i vari membri si dedicavano allo studio della matematica, della musica, delle arti, della filologia, tutta una serie di scienze che loro studiavano in modo approfondito. E c'era questo gioco delle perle di vetro, che è difficile definire, ma è come, tanto un gioco, una sorta di, come dire, costruzione a partire da concetti fondamentali di tutte le varie arti e di tutte le varie scienze che loro studiavano. Con questo gioco loro dovevano cercare di mescolarle e trovare delle nuove possibilità di fusione su queste arti, tra queste scienze, e in qualche modo creare qualcosa di nuovo. Perché è un gioco? Perché è molto attento dal punto di vista formale, utilizza tutta una serie di strumenti di tipo linguistico, di tipo metaforico, di tipo notazionale. Perle di vetro perché a un certo punto dice che all'inizio era come una sorta di pallottoliere dove ogni perla era un concetto, un'idea. E allora loro cercavano di mescolare, di mettere insieme tutte queste idee. È difficile anche da definire, anche perché nel libro non viene mai definito in modo assolutamente preciso. Allora, il libro è diviso in tre parti. Una prima parte che occupa grosso modo, ve lo dico con precisione, una quarantina di pagine, dove c'è una storia che porta, la storia proprio del mondo, che porta a Castalia, che porta alla costituzione di questo ordine dopo la guerra mondiale, la prima guerra mondiale. E naturalmente questa è stata una reazione al disordine che la guerra stessa ha creato. In questa parte fa tutta una storia che parte anche dai secoli precedenti ed è soprattutto una storia di idee, è una storia del mondo e da come è stato organizzato. Ora, questa è la parte sulla quale molti si sono soffermati, attribuendo correttamente, insomma, a Hermann Hesse la volontà di dire qualche cosa sul mondo nel quale viveva. Cioè siamo nel 30 al 35, nel 30 ha pubblicato l'ultimo romanzo precedente, Narciso e Boccadoro, 30-35. Collegandolo con il nazismo, con quello che succedeva in Germania, eccetera. Attenzione, l'ha finito nel 35, anche se il libro è stato pubblicato nel 43, quindi non è corretto confrontarlo o paragonarlo a quello che succede durante la guerra, la seconda guerra mondiale, ma 30-35 siamo ancora nell'intervallo. I nazisti avevano già dimostrato, insomma, la violenza che li caratterizzava, però non era ancora esplosa completamente né nella guerra di conquista tentata da Hitler né nella realizzazione dell'idea di distruggere il popolo ebraico, no? Quindi siamo nel 30-35, quindi lui in qualche modo si rifà alla prima guerra mondiale e a quello che sta succedendo in Germania. Questa parte è difficile anche da riassumere, però ve la potete leggere, è importante come inizio. Poi abbiamo la storia, saggio biografico, su questo Magister Ludi, che è di circa 340-350 pagine, che è il grosso del libro. Un bambino che viene scoperto da un Magister Musiche, lo scopre, si accorge della sua intelligenza viva e in qualche modo lo coopta all'interno delle scuole dell'élite. Le scuole dell'élite sono delle scuole che formano i futuri membri dirigenti, diciamo, dell'ordine Castalio. E il libro racconta tutta l'evoluzione di questo giovane fino ad arrivare al titolo, alla posizione, al ruolo di Magister Ludi. Ludi, gioco, quindi è il maestro del gioco delle perle di vetro, che è in qualche modo la summa di tutti i magister delle varie discipline, perché in qualche modo questo gioco delle perle di vetro raccoglie in sé un po' tutta la sapienza. L'ultima parte, ne parliamo subito dopo, riguarda invece alcuni scritti postumi del nostro protagonista. Abbiamo delle poesie che lui ha scritto più una serie di tre
tre racconti che ha scritto durante la sua vita. E anche questo qua raccoglie, sono circa 150 paginette, quindi diciamo, è un buon nucleo. E io l'ho letto con estremo piacere questo libro, al di là dell'aspetto di collegamento con la realtà esterna che c'è, e sicuramente tutte le spiegazioni sono corrette, accettabili, ma io l'ho letto come veramente come un romanzo che mi ha fatto ritrovare tutte le atmosfere dell'Herman Hesse degli altri romanzi. In particolare alcuni dei suoi temi. Primo, l'evoluzione all'interno di ordini, all'interno di scuole, all'interno di organizzazione del sapere. Noi sappiamo che alcuni di questi libri, dei suoi libri, sono collegati a questo, no? I primi sono chiaramente, se vi ricordate, Peter Camenzind e Sotto la ruota, riguarda proprio la lotta tra l'individuo e l'organizzazione scolastica. Anche in questo caso, diciamo, la crescita all'interno di un'organizzazione gerarchica, culturalmente evoluta, è uno degli aspetti che vengono trattati. In opposizione, ecco l'altro tema di Herman Hesse, con il mondo, con la libertà, con l'individuo, eccetera. E questa contrapposizione e la ricerca naturalmente di una sintesi nel corso della sua vita è molto chiara. Prima di tutto quando lui, ancora studente, viene incaricato di dibattere, difendendo diciamo, l'ordine contro un altro studente che in qualche modo voleva difendere il mondo esterno. Ah, il mondo esterno è veramente esterno. All'interno di Castalia, per esempio, si studia poco e male la storia, perché la storia viene concepita, la storia del mondo, come un insieme di barbarie, un insieme di guerre, un insieme di comportamenti che sono molto al di fuori di quello che è il principio di Castalia, cioè l'amore per il sapere. Successivamente poi sempre il Magister Ludi ha a che fare, passa qualche anno discutendo con un frate, esperto di storia della Chiesa, quindi religioso, e anche da lui impara qualche cosa, sempre contrapponendosi, no, al racconto del frate. E infine, nell'ultima parte, lui ritrova un ex studente che molto tempo prima era stato espulso dalla scuola perché riconosciuto non adeguato alla Castalia, che però ritorna all'interno di una specie di comitato, no, dove ci sono insieme rappresentanti del mondo civile e dell'ordine, perché devono collaborare. Ricordiamoci che l'ordine viene mantenuto dal mondo civile. Ecco, questa molto molto, non voglio insistere nel raccontarvi tutti gli aspetti, però se avete letto Herman Hesse veramente vi risuonano, c'è un risuonare di temi precedenti, per esempio la meditazione, l'isolamento, il boschetto, il seguire qualcuno di più in alto, fa pensare a Siddhartha che va a seguire il traghettatore, o naturalmente l'organizzazione gerarchica della scuola si ritrova, eccetera. Insomma, c'è veramente una risonanza con l'Herman Hesse. Ecco, questo non vuol dire che l'interpretazione sociologica, quella che vuole legare questo racconto, questo grande romanzo, vuole legarlo alla società esterna, non sia accettabile, non sia corretta. Vuole soltanto dire qual è il modo, secondo me, che così, dal punto di vista poetico, dal punto di vista della letteratura, colpisce di più. L'ultima parte sono delle poesie che confesso, insomma, non sono proprio bravissimo a interpretarle. Parte una, Gradini, che in qualche modo anche questa riflette. E poi sono tre vite, sono tre racconti che ha scritto questo Magister Ludi, Joseph Knecht, e il Mago della Pioggia, il Confessore, una vita indiana, ambientati nei tempi lontanissimi, remoti, anche in India. E anche qua si trova il tipo di racconto di Herman Hesse. C'è sempre un giovane
che cerca di imitare, di conoscere, di diventare come lui rispetto a un anziano, può essere uno che pratica yoga, può essere un maestro della pioggia, il mago della pioggia, quindi avvicinarsi a lui, e c'è sempre questo aspetto qua. Ora, ho letto che hanno avuto poco successo questi racconti. In effetti sono molto belli, ma sono un po' staccati, insomma il grosso del libro è proprio la storia di questo Magister Ludi che attira e colpisce. È un libro da leggere, beh, non in spiaggia, naturalmente, nemmeno come un libro di cui ho parlato tempo fa, nemmeno in treno, è un libro da leggere seriamente. Io l'ho letto in fretta, ma mi ha preso moltissimo, per cui ho trovato il tempo di leggerlo di mattina, di pomeriggio, di sera, quindi insomma l'ho letto abbastanza rapidamente. Sono quasi 600 pagine, quindi è abbastanza tosto. E io veramente lo consiglio, ripeto, non come primo libro di Herman Hesse, ma se amate Herman Hesse, non l'avete ancora letto, se avete in mente alcuni libri, ma io cito quelli che mi piacciono di più, a parte Narciso e Boccadoro, Siddhartha, ma anche i primi che ha letto, che ha scritto, Knulp, quello è stato bellissimo, e leggetelo e vi ritorna questa poesia, diciamo. L'unica cosa che mi ha un po' stupito alla fine c'è, ancora una volta vi consiglio di non leggerlo all'inizio, una nota al testo, cioè che vi racconta quando ha scritto, gli anni in cui ha scritto questi libri. E parla della quarta vita, dove la quarta vita impegnò molto Hesse, che si diede eccetera eccetera eccetera, non avevo letto fino in fondo, sì, la quarta vita non l'ha pubblicata, ha smesso di scriverla e quindi non c'è niente, non è presente il libro. All'inizio pensavo, ma come, quarta vita e poi ne ha pubblicata tre? No, tutto bene. Herman Hesse, Il gioco delle perle di vetro, chiaramente sicuramente l'edizione sarà diversa da questa. Questa era un Oscar Mondadori che guardate, me l'hanno regalato perché non c'è neanche il prezzo. Bene, io vi auguro buona lettura veramente con il cuore, un grandissimo libro. Arrivederci.